Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Blu. In questo mio walkthrough gameplay che sto facendo, o let's play, chiamatelo come volete, di Pokémon Blu, stiamo percorrendo tutta la serie, o meglio tutto il gioco di Pokémon dall'inizio alla fine, senza velocizzazioni varie o altro. E questa è la nostra squadra. Wartortle a livello 26, Kadabra a livello 27, Clefable a livello 27, PG8 a livello 27. Questi due per adesso sono due Pokémon che ci portiamo dietro, ma che non sono nella nostra squadra, essenzialmente. Quindi, proseguiamo da Aranciopoli. Nella scorsa parte avevamo completato la MN Anna, la nave. E a proposito, appunto, perché mi sono ricordato di questa cosa, vi faccio vedere anche che lasciamo giù ora il biglietto nave, depositiamo nel PC di Glacia il biglietto nave. Ecco qua, deposita, così vi faccio vedere anche come si depositano le cose nella prima generazione di Pokémon. Via, il biglietto nave lo lasciamo giù, tanto non ci servirà più. Abbiamo altre cose da lasciare? No, l'amo vecchio ci potrà servire, anzi l'amo vecchio non ci servirà perché abbiamo già preso Magikarp. Tra una puntata e l'altra ho catturato un po' di Pokémon per aggiungerli al Pokédex e avere così più facilmente le ricompense varie. La pozione Max per adesso non ci serve, tanto non la useremo mai. L'MN1 ci serve da usare e quindi per adesso andiamo via. Allora, a questo punto, prima di andare nella palestra del luogotenente Surge, direi di andare invece nel tunnel Diglett. Ve lo ricordate? Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, come sempre. Salve! Che sorpresa! Un tunnel fatto dai Diglett porta a Smeraldopoli e noi lo prenderemo. Purtroppo non ho un'Abra, non sono riuscito a catturare un'Abra nel frattempo, però possiamo intanto dare taglio al nostro Bellsprout. Eccolo qui, usa. Vai, insegniamo taglio, Bellsprout dovrebbe impararlo, sì. Ecco fatto. Così possiamo usare taglio. E andiamo un po' in giro, vediamo un po'. In questo tunnel dei Diglett. Diglett l'ho già catturato, tra l'altro. E in questo gioco, nella prima generazione, non compare il fatto che tu abbia già catturato un Pokémon. Peccato. Andiamo di Pistolacqua per one-shottarlo. E addio. Ci prendiamo comunque un po' di punti esperienza, quindi niente male. Altro Pokémon, altro Diglett, altra corsa. Potrebbe spawnare Dugtrio, magari. Il rosso fuoco e verde foglia era così. Non so se anche in Pokémon blu e rosso si poteva far spawnare un Dugtrio. Beh, in caso spawnasse Dugtrio sarebbero un bel po' di punti esperienza, quindi niente male. Ecco fatto, il nostro Wartortle continua a prendere punti. Tanto nella palestra, appunto, non lo userò mai. A meno che sia obbligato a farlo. Sì, però qua iniziano ad esserci un po' troppi Diglett. Vi ricordo che tra l'altro io non voglio velocizzare in questi video. Voglio far sì che il gioco venga giocato come se lo stesse giocando su Game Boy, essenzialmente. Ecco fatto. Se vedete un sacco di brutti colpi, una cosa che ho già detto nello scorso episodio, ma lo ripeto qui, è perché nella prima generazione i brutti colpi si basavano anche sulla velocità di un Pokémon rispetto a quello che colpisce, se non ricordo male. Non solamente sulla sua velocità, ma sulla sua velocità in base allo scarto che ha rispetto al Pokémon che colpisce. E più alto questo scarto, più è alta la possibilità di fare brutti colpi. Infatti vedrete ad esempio Kadabra, che ha una velocità altissima, tirare brutti colpi a manetta. Sì, lo so, la prima generazione era... Eccolo Dugtrio, bello lo sprite! Mi piace molto di più questo sprite rispetto a quello nuovo. Allora, un pistolacqua non dovrebbe ucciderlo. Ah, attenzione, va di fossa lui. Qua bisogna sostituire allora, eh. Mandiamo PG8, così non si prende il danno da fossa. Proviamo a catturarlo questo Dugtrio, eh. Infatti fossa non ha effetto. Lui sarà ruggito ma fallisce. E un'altra cosa della prima generazione è che tutte le mosse hanno una probabilità di fallire. Seppur minima, tutte hanno probabilità di fallire. Ecco, buonanotte. Se ci cala la precisione, siamo nella cacca. Altro turbo sabbia, fallito, ottimo. Falliamo anche noi, giustamente. Ruggito, va bene, ci diminuisce l'attacco. Noi andiamo di Raffica. Brutto colpo, che culo, che culo. Strumenti, qua tocca andare di... Andiamo, proviamo con la Mega Ball, dai, proviamo con la Mega Ball. Così almeno ci liberiamo anche lo slot dallo zaino. Niente, si è liberato subito, ragazzi. Che sfiga, oh. Che sfiga.
Mi sa che non ha tra l'altro attacchi con cui possa ucciderci lui, con cui possa ferirci perlomeno. Poi abbiamo anche il buono bici da usare, eh. Pokéball, vai, vediamo se riusciamo a prenderlo. Preso! Oh, con la Mega Ball è uscito subito, con la Pokéball è entrato immediatamente. Infame di Hondutrio. Pokémon Talpa. Trio di Diglett. Provoca terribili terremoti scavando 80 km sottoterra. Minchia. No, non voglio dare un soprannome a Dugtrio. E Dugtrio potrei addirittura farlo entrare in squadra, eh? Sappiatelo. Abbiamo finito il tunnel Diglett, quindi l'ultimo Pokémon che abbiamo incontrato era proprio Dugtrio. Sono andato nel tunnel roccioso, ma è buio e tetro. Se solo il flash di un Pokémon potesse illuminarlo. E infatti noi perché siamo arrivati qua? Non a caso. Grotta Diglett, ovviamente. Di qua non possiamo passare, cioè meglio potremmo perché lì c'è l'alberello per fare taglio. Qui dietro non c'è nulla, vero? Nada. Quindi scendiamo. Ed ecco la casetta. Allora, questo è il tizio che ci scambia Abra, vero? Un Pokémon esausto non può lottare, ma può ancora usare mosse come taglio. Ok, no. Sei tu? Sei tu, cerco Abra. Se vuoi scambiarlo con Mr. Mime, l'avessimo, l'avrei fatto. Ah, non possiamo ancora usare taglio. Aspettate. Dersabito fa problem. Perché non possiamo ancora usare taglio? Scusatemi. Non è che è un bug? Ah, qui usiamo ora un repellente per tornare indietro. Strumenti. Repellente, no. Repellente, vai. Così facendo dovremmo incontrare solo Dugtrio, tra l'altro. Perché è l'unico Pokémon che è di livello più alto del nostro. Comunque, cioè, mi sembra strano perché noi ora dobbiamo per forza usare taglio per accedere alla palestra di Surge. Abbiamo battuto Misty e Brock. Non c'è nient'altro che dobbiamo fare. O no? E noi per accedere a questa palestra dobbiamo usare taglio. Però non possiamo farlo. Ah, forse non possiamo farlo tramite premendo A, ma dobbiamo fare così? Ah, dobbiamo fare così, ok. Niente, allora ragazzi, torno indietro di là, taglio il video e ci rivediamo oltre il tunnel dei Diglett. Rieccoci qui, fuori dal tunnel dei Diglett. E a questo punto, ora che lo so, cosa dobbiamo fare? Perché vedete, io premevo A. Premevo A, ma a quanto pare il prompt non c'era ancora nella prima generazione, quindi devo andare per forza in Bellsprout e fare taglio. E Bellsprout lo taglia. Ok, è una cosa abbastanza scomoda e macchinosa. Però d'altronde è così. E ce la dobbiamo far passare. Salve. Se un Pokémon impara Flash, potrei andare alla volta del tunnel roccioso. E infatti noi siamo qui per... Ciao, ti ricordi di me? Sono l'assistente del professor Oak. Se hai catturato 10 tipi di Pokémon, ti darò l'MN05 che è Flash. Allora, Glaceon, hai catturato 10 tipi di Pokémon? Ovviamente sì. Hai catturato 23 tipi di Pokémon, congratulazioni. Tieni, te lo sei meritato. Abbiamo l'MN05. Il flash illumina anche i cunicoli più neri. Perfetto, qui sotto dovrebbe esserci anche un altro strumento. Esatto. Un bel PS su, che daremo al nostro Wartortle. Pietra lunare, ottima. Vediamo se c'è qualche altro strumento qui sotto. No, nada. Forse c'è qualche strumento invisibile, ma non saprei dirvi dove. Però ottima la pietra lunare, ottima davvero. E ottimo anche il flash, ovviamente. Abbiamo fatto tutta questa strada per prendere flash, essenzialmente. Ora dobbiamo riusare di nuovo taglio. Quanto è macchinosa la prima generazione, ragazzi. Vai, via. E poi, tra l'altro, dovremo tornare qui prima o poi per scambiare Abra con Mr. Mime, l'unico modo in cui possiamo prenderlo. Ora, non vi faccio vedere che torno tutto indietro nel tunnel dei Diglett, taglio e ci rivediamo direttamente ad Aranciopoli. Bene, rieccoci ad Aranciopoli e andiamo a battere a questo punto la palestra del tenente Surge. Eccoci qui. Vai, taglio con il nostro bel Bellsprout. Taglia. A cui probabilmente potremmo insegnare anche Flash. Anche se Flash non è malaccio come mossa da avere comunque, perché abbiamo visto che il calo della precisione qui è fortissimo. Ehi, aspirante campione. Il tenente Surge ha un soprannome. La gente lo chiama l'americano illuminato. Davvero? Che soprannome di merda. È un esperto di Pokémon elettrici. I Pokémon volanti e quelli d'acqua sono a rischio. Fai attenzione alla paralisi. Il tenente Surge è molto prudente.
Dovrei decifrare un codice per arrivare a lui. Ok, il famoso codice della palestra qui. Io ovviamente davanti, in questa palestra, non userò né Wartortle né PJ, a meno che sia obbligato a metterli dentro perché questi due davanti muoiono. Però userò ovviamente Kadabra e Clefable. Vai, iniziamo a battere qualche allenatore, vediamo come se la cavano. Non è posto per bambini questo, ci dice il primo allenatore che incontriamo in questo posto nuovo. Grazie mille comunque. Un'accoglienza molto calorosa. E sei un marinaio, tra l'altro, un marinaio con Pokémon di tipo elettrici, ma ti sembra il caso? Vai, noi mandiamo Kadabra e usiamo un bel psicoraggio, vai. Mi piace un casino l'animazione dello psicoraggio. Addio Pikachu. Kadabra sale a livello 28, ottimo. E un altro Pikachu. Vediamo se riusciamo a batterlo con Clefairy questa volta. O meglio, Clefable. Così da far salire di livello anche lui. O meglio, lei, forse. Non so se sia femmina o mascula. Oh, fa male Libra, eh. Ok, non paralizzarmelo, per favore. Perfetto, non me l'ha paralizzato. Attacco rapido, va bene, non mi fa nulla. Pure brutto colpo, ok. Addio. E abbiamo battuto il marinaio, il primo marinaio. Wow, sei un portento, grazie mille. Salve. Sono un peso piuma, ma sono forte con l'elettricità. Ok. Non capisco quale sia il nesso, perché peso piuma, quindi dovresti essere un allenatore di uccelli. Rocchettaro, attenzione. Rocchettaro manda Voltorb. Bello anche lo spread di Voltorb. Usiamo confusione, vediamo se lo shottiamo. Ah, falliamo, attenzione. Vabbè, azione, non ci fa nulla. Quindi adesso lo shottiamo con una confusione. Sì, a brutto colpo però, quindi non possiamo saperlo. Se l'avremmo shottato anche senza. Magnemite, vai, cambia un Pokémon e mandiamo il nostro Clefable. Vi ricordo che Magnemite in prima generazione non è di tipo acciaio, quindi Libra gli fa malissimo comunque. Guarda lì, tac. Ha comunque una buona difesa, per carità. Vedete che resiste a Libra a differenza di Pikachu. Però due Libra lo tirano giù. Allora, Voltorb, lasciamo il nostro Clefable. E vediamo quanto danno invece gli facciamo a lui con Libra. Dovrebbe avere meno difesa di Magnemite. E infatti prende più danno, sì. Stridio fallisce e la nostra Libra colpisce. Tac, e via. Abbiamo battuto anche il Rocchettaro. Sono fritto. Va bene, ok. Ed ora tocca al gentiluomo. Quando ero nell'esercito, il tenente Surge era molto severo. Ah, questo ha fatto l'esercito insieme al tenente Surge. Ma quanti anni ha sto tipo, scusami? Manda in campo Pikachu, che verrà shottato dal nostro Kadabra. Vai, psicoraggio. Che lui usa attacco rapido perché sente che la morte ormai è vicina. Tra l'altro ci fa anche un discreto danno. Con attacco rapido. Ottimo. Stop, abbi pietà, tranquillo. Ora bisogna trovare il modo di aprire sta roba qui. Però prima vado a curarmi Pokémon, ok? Prima andiamo a curarci Pokémon. Taglio e ci rivediamo qui. Rieccoci nella palestra e ora dobbiamo trovare la combinazione giusta. Non riesci ad aprire la porta? Il tenente Surge è sempre stato prudente, grazie, non mi dai alcun suggerimento, eh? Va bene, parlerò. Il tenente Surge ha nascosto gli apriporta dentro qualcosa. Grazie, questo lo sapevo, ma nessun suggerimento sulla combinazione. Ha messo doppi lucchetti. Un consiglio. Una volta aperto il primo e il secondo è subito accanto. Ok, va bene. Iniziamo. Acqua. 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 Vediamo se troviamo questo dannato lucchetto, eh. Nada. Nada. Nemmeno qui. Fuoco, eccone uno, perfetto. E l'altro loro dovrebbe essere lì a destra, in teoria, qui. Niente, invece no. In realtà mentono loro. Come sappiamo mentono, perché non è sempre accanto. Cioè, per accanto loro potrebbero intendere anche tipo sopra. Perché come abbiamo visto, accanto lì non c'era. E dai, su. E abbiamo visto anche che si resetta, tra l'altro, che è fuoco. Questo è qui. E l'altro, in teoria, dovrebbe essere qui, in teoria, perché qui non c'era. Quindi
Però abbiamo visto che si resetta, quindi potrebbe essere addirittura qui. No, infatti qui non c'è niente. Si sono stati fregati di nuovo dal gioco. Ecco, questo è uno degli enigmi più stupidi che abbiano messo in una palestra. Fortunatamente non l'hanno replicato, perché è semplicemente stupido. Devi stare qui a perdere tempo a trovare sto lucchetto con i personaggi che ti dicono che uno è accanto all'altro quando non è vero, perché potrebbe essere vicino, ma in qualsiasi direzione, non per forza accanto. E per di più si resettano. Quindi, boh. Ecco, trovato uno. Ora, in teoria l'altro dovrebbe essere qui, per forza. E invece non c'è, vedete? E niente, questa è la grande programmazione della prima generazione Pokémon. Sapete che va bene essere nostalgici, però, ragazzi, alcune cose sono davvero stupide, tipo questa. Beh, passeremo qui tanto tempo a cercare di trovare l'interruttore che viene messo completamente a casaccio, no? Dai, è su. Ok, trovato. Ecco, l'altra volta abbiamo preso questo e non era qui. Proviamo questo allora. Niente, non c'è nemmeno qui. Oh, raga, è qualcosa di incredibile. Cioè, non ha senso questo enigma. Non ha alcun senso davvero che è fuoco. Ne abbiamo trovato uno. Dovrebbe essere accanto qui? Proviamo a farlo qui? Niente. Niente da fare. Cioè, ovunque vada, sembra che il gioco lo metta sempre dall'altra parte. È assurdo. Dai, su. Beh, continuiamo a provare. Prima o poi si aprirà questa porta di merda, non trovate? Fuoco, ok. Ne abbiamo trovato uno. Ne abbiamo trovato uno e tra l'altro qui abbiamo già fatto sia questo che questo che questo e non ci sono. Il che vuol dire che lui lo spawna direttamente una volta trovato il primo, essenzialmente. E dov'è? Sarà qui? Oh, finalmente. Oh, andiamo. Andiamo a battere questo Surge. C'è uno strumento qui dentro, magari? No. Vai. Ehi, Tappo, cosa fai qui? Non ce la farai a vincere. Puoi essere incerto. Devi sapere che i Pokémon elettrici mi hanno salvato in guerra. Hanno paralizzato i miei nemici. Proprio quello che succederà a te. Vabbè, ma i tuoi nemici non avevano dei Pokémon a loro volta, cioè. Bastava avere dei Pokémon di tipo terra e avrebbero disintegrato. Sua maestà il T-Surge. Tra l'altro, a proposito dei Pokémon di tipo terra, mi sono messo in squadra Dutrio. Quindi praticamente questa è una vittoria certa. Usiamo Bolla Raggio. Vediamo quanto danno gli facciamo. Ok, lui con Stridio ci cala di molto la difesa. Però con Bolla Raggio gli facciamo un bel po' di danno. Altro Stridio che fallisce. Bene. Primo Pokémon di Surge andato. Clefable al 28. Ottimo. Pikachu. Sì, cambia un Pokémon che abbia la difesa droppata di 2. E mandiamo Kadabra. Tra l'altro Pikachu a livello 18, poverino. Poverino Pikachu a livello 18, confusione dovrebbe bastare e avanzare. Infatti. Ed ora Raichu. No, non voglio cambiare Pokémon ovviamente. Guarda lì bello grasso il Raichu. Psicoraggio. Vediamo quanto danno gli facciamo. Per me è metà vita. Infatti, preciso. Ah, usa velocità X, attenzione. Non penso che gli serva molto. Riesce comunque a colpirci, ma noi abbiamo una difesa speciale altissima, infatti non ci fa nulla. E con psicoraggio lo tiriamo giù. Brutto colpo, tra l'altro. Perfetto, non abbiamo fatto un livello con Kadabra. Wow, tu sì che sei forte, caspita. Bene, prendi la medaglia tuono. E ci prendiamo anche un bel po' di soldi. La medaglia tuono aumenta la velocità dei tuoi Pokémon. E i tuoi Pokémon potranno volare in ogni momento. Se sei speciale, sei speciale, prendi questo, che ci dà anche la MT24. Onda Shock, Fulmine. Fulmine, perfetto. Insegnerà un Pokémon elettrico. Probabilmente ne insegnerò anche Clefable in realtà. Ma dettagli. Ok, abbiamo quindi battuto anche la palestra. La terza palestra di LT Surge. Allora, dov'è il taglio qui? Vai. Facciamo un po' di taglio. E a questo punto andiamo a darci una curata. Ma no, non serve andare a darsi una curata ai Pokémon.
Andiamo direttamente a Celestopoli, perché da lì ora si va al percorso roccioso. Quindi vamonos, tagliamo nell'erba alta. Peccato, speravo di non trovare Pokémon selvatici. Mannaggia loro. Questo Bessprout ha usato uscire, quindi si prenderà tipo in faccia una Libra, che lo one shotterà, immagino. Ottimo. Giusto così. Giusto così, ragazzi. Ok, riprendiamo la via sotterranea. E torniamo su. Vedete che è stato molto facile, tra l'altro, battere Surge. Ma perché, vi ripeto, la prima generazione è sbilanciatissima. Come vedete, basta prendere un Kadabra e potrebbe one shottare tutti dall'inizio alla fine. Cioè, non ha molto senso a livello di balancing la prima generazione. Quindi iniziamo a battere un po' di allenatori del percorso che porterà al tunnel roccioso. Dato che abbiamo ancora un po' di tempo in questo video, in questa parte. Allora, eccoti qua, e altro taglio, altro taglietto. Vai, Bellsprout, tutto tuo. E qui abbiamo la prima allenatrice. Devo mettere davanti qualcuno, sì, PG8, che deve salire di livello. Vai. Hai dei Pokémon in guardia? Va bene, ragazzina. Una picnic girl, anzi allenatrice junior in questo gioco. Oddish. Peccato che il mio PG8 non abbia ancora imparato un singolo attacco di tipo volante. Questa cosa è stupidissima come cosa, davvero. Assorbimento non dovrebbe farci molto. È poco efficace, infatti. Non ti salverà dalla morte certa, stupida rapa. Via. Poi, Bellsprout, lasciamo ancora PG8, non voglio cambiare. Deve prendersi un po' di livelli questo PG8. Ma impara attacco d'ala in prima generazione, che voi sappiate. No, Volgibotta, adesso inizia. Attacca ancora. Va bene, quanto danno mi fa? Pochissimo, perlomeno. Almeno quello. Addio, Bellsprout. Poi, Oddish. Lasciamo ovviamente ancora il nostro PG8. Finché non fa il livello 28, non lo togliamo, eh. Tanto sta ammazzando facilmente tutti i Pokémon e arriva il paralizzante. Peccato. Peccato la paralisi. Ok, PG8 riesce comunque ad attaccare. Bene. E altro Bellsprout. No, lasciamo PG8. Avvolgibotta, ecco che inizia di nuovo con questo attacco che è fortissimo in realtà. Guarda, cioè, ogni turno che fai provando ad attaccare, in realtà ti fai danno. È fortissimo. Ok, siamo paralizzati, ci sono ancora Volgibotta. Non vorrei sprecare un'antiparalisi qui, sinceramente. Non vorrei proprio. Però tra il paralisi e Volgibotta, questa lotta sta diventando eterna. Lui continua a usare crescita, tra l'altro. Piave non conta niente perché aumenta le sue statistiche speciali, ma noi attacchiamo sulla difesa fisica con Rappica. Perfetto. Addio Bellsprout. PG8 sarà a livello 28. Perfetto. Hai giocato sporco? Ma non è vero, anzi, sei tu che hai giocato con la paralisi. Infamella. Ora mettiamo davanti Wartortle. Ecco fatto, e se faremo salire di un po' di livelli lui. Qui abbiamo uno strumento, direi di prenderlo. MT30, diamo un'occhiata a che cos'è. Se non sbaglio qui in rosso fuoco verde foglia si trovava Eros Salto. Vediamo, Usa, questa è... teletrasporto, no, inutilissima. La depositerò nel box non appena arriverò a un centro Pokémon. Ah ah, che bello, stavo iniziando ad annoiarmi. Va bene, signore, credo che tu sia un avventuriero, e quindi... Ho fatto bene a mettere davanti Wartortle. Vai, manda pure in campo. Peccato che sia Machop. Pensavo mandasse in campo qualcuno di tipo roccia. Però ce lo faremo bastare. Andiamo di morso. Colpo basso. E ci fa discretamente male. Addio, Machop. Onix, ecco, questo volevo. Questo Pokémon qui. Un botto di esperienza gratuita. Pistola acqua, one shottato e via. Addio.
Onyx, 462 punti esperienza. Non sarò io a fermarti. Boh, sei fortunato, ho finito i Pokémon. Ma addirittura due dialoghi hanno dato a questo tipo. Va bene. Importantissimo a quanto pare. Qui abbiamo un Pigliamosca, se non ricordo male. Chi è quello lì, con quei bei Pokémon? Ma stai parlando ad un bambino? Un po' creepy, come dialogo. Chi è quello lì con quei bei Pokémon? Ok, no, è un allenatore junior a sua volta, quindi va bene. Ah, con Growlithe. Ah, ma che peccato. Un Pistolacqua mi sa che finisce la pratica Warwick, Growlithe, eh. Perché ho detto Warwick, che è un Pokémon di tipo... oddio, un Pokémon. No, è un campione di League of Legends, Warwick. Ok. Charmander, bello, dai, così almeno iniziamo a vederlo nel Pokédex. Pistolacqua e addio Charmander. Non ha difese speciali lui, eh. Morirà sul colpo. Ah, attenzione, invece rimane con un PS. Per me questo è stato un roll basso, non bruciarmi per favore. Grazie. Azione. E addio. Perfetto. Fuori combattimento. Eh sì, fuori combattimento, sì. Sei tu il Pigliamosca invece, no? Mi alzavo presto ogni giorno per allevare i miei Pokémon dal bozzolo. Per allevare i suoi Pokémon dal bozzolo? Ok. Va bene, Pigliamosca. Chi hai? Butterfree e Beedrill? Sì, immagino di sì. Bello lo spread di Beedrill. Bello. Andiamo di morso. Infatti Beedrill non dovrebbe avere molta difesa. Bello che Pollice Furia, si gode. Questo ci avrebbe fatto discretamente male se avesse colpito 5 volte. Livello 29 per il nostro Wartortle. Che come statistiche vedete che è bello, bello incazzato con le statistiche fisiche. E anche una discreta velocità, tra l'altro. Altro Beedrill, sì, cambiamo Pokémon a questo punto e mandiamo Kadabra. Che con una confusione dovrebbe shottarlo. Prendersi un bel po' di punti esperienza. Vai, confusione. E addio Beedrill, brutto colpo tra l'altro, come al solito. Livello 29 anche per il nostro Kadabra. Ottimo. Che gran perdita di tempo. Hai visto che il tuo Pokémon faceva cagare? Mi spiace per te. Diamo un'occhiata a questa erba alta per vedere chi troviamo. Veloce, una cosa così veloce. Un Sandshrew che mi sembra io abbia già catturato. Quindi... Lo shotterò con pistolacqua. Addio Sandshrew. Ultima occhiata. Diamo un'occhiata proprio veloce per vedere se troviamo un Pokémon che non ho ancora catturato. Rattata l'abbiamo già preso. Quindi questo non sto nemmeno ad attaccarlo. Fuga e via. Ok, andiamo quindi da questa parte. Vediamo se posso mettere davanti un altro Pokémon. Come il nostro, la nostra Clefable. Ecco qua. E si va. Ecco, a Clefable potrei insegnare Fulmine perché ha delle statistiche speciali, niente male. Qui sotto abbiamo un avventuriero, direi di andarlo a prendere. Salve. Ahaha, andiamo, Nanerottolo. E questi ti incontrano, ti insultano in continuazione. Allora, l'avventuriero vuole lottare, ma nel campo Geodude. E noi abbiamo Clefable, che ha però bolla raggio, vi ricordate? Tac. E addio Geodude. È con Clefable, con bolla raggio, fulmine, e magari andando avanti anche qualche altro attacco. Non dovrebbe essere per niente male, pensateci. È tipo un Pokémon tutto fare, ovunque lo metti lui fa bene. Ah, mi hai vinto onestamente. Sì, va bene, ciao. Non c'è nessun strumento qui, davvero? No. Qui ci avevano messo uno strumento. Era assalto, se non ricordo male, no? Forse addirittura gelo... No, geloraggio non credo. Che fosse qui. Peccato, peccato non avere nessuno strumento qui. Affrontiamo questo allenatore junior. Forza, Pokémon Super Coleotter. No, Pigliamosca, Pigliamosca. Decisamente Pigliamosca, Pokémon Super Coleottero. Ah, questi sono i tuoi Pokémon Super Coleotteri. Un Caterpie. Libra. E addio. Brutto colpo, tra l'altro. Ottimo. Poi
poi Weedle, lasciamo ovviamente la nostra Clefable, Libra. Sì, dovrebbe avere la difesa di un budino, questi Pokémon di tipo coleottero, eh. Venonat. Ah, prima volta che vediamo Venonat, vediamo. Carino lo sprite, sembra più, diciamo, un mostriciattolo piuttosto che nello sprite nuovo. Inibitore, cosa ci toglie? Minimizzatore, va bene. Dettagli. Ok, Clefable sale al 29, perfetto. Oh, coleotteri miei. Niente, dispiaciuto per aver perso sui coleotteri, giustamente. E qui avevo un altro allenatore. Prendo il tunnel roccioso per Lavandonia. Quello che faremo anche noi nel prossimo episodio, ovviamente, non in questo. Ma in questo cerchiamo di arrivare almeno davanti al tunnel roccioso. Tanto mancano probabilmente due o tre allenatori. Libra su Rattata, che dovrebbe avere anch'esso una difesa inutile. Infatti viene shottato. Poi Diglett. Lasciamo Clefable. E andiamo di Bollaraggio. E addio anche Diglett. Poi Ekans. Sì, cambiamo Pokémon a questo punto, ma andiamo a Kadabra. Una bella confusione e via. Vai. Farà pure brutto colpo? Sì, appunto. Vabbè, niente, Kadabra è semplicemente fuori da ogni scala in prima generazione. Sandshrew, sì, cambiamo di nuovo Pokémon e mandiamo. Mandiamo Pidgeotto anche se è paralizzato. Vediamo se riusciamo a fargli prendere questi punti esperienza. Sandshrew non può attaccarlo con attacchi di tipo terra. Ok, però può fare lacerazione che fa male. Brutto colpo, tra l'altro. Però noi con due raffiche dovremmo riuscire a tirarlo giù. Ah, peccato. Due, tre raffiche. Ecco, se inizia anche con Turbo Sabbia, però. No, eh. Se inizia anche con Turbo Sabbia, no. Due brutti colpi di fila. Questo non va bene. Brutto colpo anche qui? Ecco, no, perlomeno. Vediamo se riusciamo a far riprendere un pochettino di punti esperienza questo Pidgeotto. Dai, attacca ora, per favore. Bravo. Bravissimo. Ecco fatto. Qua, non sono all'altezza. Mi spiace. Mi spiace davvero. Qui sopra non so se ci siano strumenti invisibili, ma i Pokémon che possiamo incontrare sono gli stessi dell'altra erba alta, quindi è inutile entrarci. E qui direi mandare Wartortle davanti. Abbiamo un altro avventuriero, facciamo prendere un po' di punti esperienza al nostro Wartortle. Ah, ma chi ti credi di essere? Ma boh, c'è nessuno letteralmente, sono un bambino che passa di qui. Bambino che passa di qui è che disintegrerà tutti i tuoi Pokémon con un attacco, ma dettagli. Visto l'acqua, vai. Super efficace, addio. Poi vediamo chi manda Machop. Lasciamo il nostro Wartortle, useremo due morsi e lo manderemo a casa. Colpo Karate, dovremmo reggerlo. Quello era un brutto colpo, quindi l'abbiamo retto molto bene. Ottimo. Ed infine altro Geodude. Lasciamo ovviamente in campo il nostro Wartortle. E andiamo di Pistolacqua. Addio Geodude. Letteralmente ragazzo di terra, Geodude. Allora, cos'è stato? Se non lo sai tu. Se non lo sai tu. Ora si può scendere e affrontare quest'altra allenatrice. Non fare l'arrogante. Questi assumono che. Cioè, pensano che io faccia delle cose, anche se non sto facendo letteralmente nulla. Bellino mio, tra l'altro, come sprite. Anche se non sto facendo letteralmente nulla. Bel morso e un altro morso. Addio mio. E siamo stati un po' arroganti con questo mio, eh. Non è riuscito nemmeno a fare un attacco ed è morto. No, sei troppo forte. Mi spiace per te, cara ragazzina. Ok, possiamo arrivare finalmente a quest'altro percorso. Allora, qui potremmo fare surf per andare alla centrale elettrica, ma non ancora, non abbiamo surf. E anche avendolo non potremo usarlo fuori dalla lotta. Qui si incontra ancora Sandshrew, a livello 11 però, così poco. Non vale nemmeno la pena di mettermi qua a combatterlo. Vediamo se trova invece Voltorb. Vediamo se si trova Voltorb qui dentro, anche in Pokémon rosso e blu. No, altro Sandshrew.
Dai, su. Fuga. Ultimo tentativo, eh. Ultimo tentativo per trovare Voltorb. Vediamo se esce. No, un altro Sensrio. A livello 15, questo lo ammazzo. Mi prendo almeno un po' di punti esperienza da questo infruttuoso tentativo di trovare un Pokémon selvatico nuovo. Perfetto, via. E siamo arrivati al centro Pokémon davanti al tunnel roccioso. Direi di entrare e curarci. Ecco fatto. Vai, vai, cura, cura. Perfetto. Salve. Si dice che Lavandonia sia infestata da dispettri. Sindrome di Lavandonia is possible? Ho venduto un'inutile pepita per 5.000 pokedollari. Lo so bene. I Pokémon sono più o meno forti a seconda dei loro elementi. Grazie per l'inutile. Per l'inutile informazione. Allora, depositiamo l'ultima MT che abbiamo trovato. Vai, sì. Che era Teletrasport, che non insegnerò ovviamente a nessuno mai nella vita. E a questo punto. Ah, avremmo potuto usare, è vero, il buono bici. Mannaggia, mi sono dimenticato. Peccato. Peccato. Vabbè, lo userò quando prenderemo. Lo userò quando prenderemo volo. Posso depositare anche la pietra lunare, ora che ci penso. Quindi depositiamola. Tanto per adesso non ci serve. Quindi occuperebbe solo uno spazio in borsa. No, non voglio depositare il repellente. Voglio invece usare il PS su. Strumenti. Dov'è? PS su, usa. Sul nostro Wartortle. Perfetto. Meglio di così, ragazzi, non può andare. Affrontiamo l'ultima allenatrice di questo percorso. Questa tipa qui. Che affrontiamo con PG8, che è l'unico che deve salire di livello ancora dei nostri. Deve arrivare al 29. Vado spesso alla palestra Pokémon, ma perdo sempre. Beh, noi l'abbiamo vinta, quindi questo dovrebbe essere un gioco dei ragazzi per noi. Questa povera Picnic Girl con due Pokémon, anzi allenatrice Junior. Ah, attenzione, Pikachu. Questo potrebbe farci relativamente male. Andiamo di Raffica. Anche noi dovremmo fargli male in realtà. Infatti. Ruggito, perfetto. A questo punto attacco rapido. Buono, non è riuscito a colpirci con un attacco di tipo elettro. Chi è che manda? Clefairy, lasciamo il nostro PG8. Noi sappiamo dal nostro Clefairy che la difesa di Clefairy non è altissima, infatti si prende un bel attacco in faccia. È la difesa speciale ad essere un po' più forte. Anche se Clefable è un Pokémon davvero bello equilibrato, eh. Bello il brutto colpo. E abbiamo battuto anche l'allenatrice Junior. Uff, perso ancora. A questo punto siamo pronti per entrare nel tunnel roccioso. Qui in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia ci sarebbero state un po' di bacche da raccogliere. Ma non in Pokémon rosso o blu. Allora, andiamo a insegnare anche il Flash MN05. Credo che Od non Oddish, Bellsprout lo posso imparare. Ah, non è capace Bellsprout, attenzione. Kadabra sarebbe capace di imparare Flash. Però Kadabra è uno che voterei solamente all'attacco più totale. Mentre Clefable Flash non sarebbe male da insegnargli, eh. Non sarebbe affatto male. Perché lui potrebbe tankarsi un botto di attacchi anche dei Pokémon leggendari, per dirvi, per esempio. Vediamo, per adesso insegniamogli a lui. Vai, sì. Insegniamogli Flash al posto di minimizzatore. Che hanno più o meno lo stesso ruolo. Cioè, minimizzatore fa sì che gli altri Pokémon falliscano attaccando Clefairy. Attaccando Clefable, volevo dire, aumenta proprio l'illusione di Clefable. Mentre Flash agisce direttamente sul Pokémon avversario, quindi nel caso poi anche Clefable dovesse essere sostituito, Flash, il drop alla precisione rimarrebbe. Quindi, io vi ringrazio per aver seguito questo video e vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!